sindaco, avere una struttura del genere e non poterla utilizzare, come mai? Sostanzialmente questa struttura è stata adibita prima del 2017 a semplice deposito di materiale edile. Vi erano dei cantieri grossi a Furnere e pertanto venne utilizzato per un periodo di 2 anni come luogo di stoccaggio di tutta l'impiantistica della strumentazione per la ditta che stava facendo questi lavori di muratura a Furnari. Con la mia amministrazione abbiamo deciso di spendere, credo ne sono in erro, 15.000 euro per riprendere questo spazio che qua potete vedere alle mie spalle, per adibirlo a campetto di calcetto, un campetto polifunzionale, adibirlo a pallavolo, calcetto e basket. Abbiamo speso delle somme, abbiamo messo l'arredo nuovo, abbiamo fatto il livellante e puntavamo di mettere il sintetico, l'erbetta sintetica, in questo mese di gennaio con l'approvazione del bilancio 2020. Purtroppo, a seguito di alcuni episodi giustificabili ma spiacevoli da certi punti di vista, hanno negli consiglieri di maggioranza e di opposizione, alcuni consiglieri di maggioranza hanno deciso di posticipare l'approvazione del bilancio a dopo il 31/12 del 2020. Questo non ci ha consentito di spendere le somme che erano immediatamente disponibili perché si è entrato in esercizio provvisorio. Quindi tutta questa vicenda ci costringerà a impiegare nuovamente queste somme nel periodo primaverile a ridosso dell'estate. Che cosa rappresenta per te questo campetto? Per noi comunque questo campetto rappresenta tutto, perché anche se così rotto possiamo dire rovinando l'infanzia, perché ogni volta che cadiamo a terra ci sbucciamo un ginocchio, un gomito, un qualcosa, magari ci rompiamo qualcosa, quasi mai però. E niente, noi speriamo che comunque si possa risolvere tutte cose e giocare in tranquillità. Quante volte giocate a settimana in questo campetto? Quasi tutti i giorni. Giochiamo quasi tutti i giorni. Una volta sistemato poi dobbiamo tenerli in ordine. Certo, è giusto così, perché comunque ci sono pure delle regole da rispettare e che dobbiamo mantenere tutti quanti. Che ricordi ha di questa struttura? Beh, questa qua è stata una struttura nata 100 anni fa, si può dire, ristrutturata negli anni, ma è stata un punto di ritrovo per tutti i ragazzi. Qua ci sono i ragazzini che sono intervenuti pure per testimoniare la situazione che giustamente c'è qui. È un campetto dove tutti noi, dai meno giovani ai più giovani, siamo cresciuti. Cosa provo a vederlo in queste condizioni? È brutto perché purtroppo l'abbandono, l'incuria che c'è stata negli ultimi anni è palese, quindi vederlo così è stato molto brutto, è un colpo al cuore per noi ragazzi, ex ragazzi di una volta. Assessore, lei ha mai giocato in questo campo? Allora, io in questo campo sono cresciuto, ma ai tempi quando era in terra battuta. Poi è stata fatta questa struttura che sicuramente è ripristinata, così come noi avevamo intenzione di farla, sarà un fiore all'occhiello, anche perché i ragazzi magari in parecchi non li vedono, ma io li vedo e li controllo ogni tanto e sono parecchi e si divertono. L'unica cosa che gli ho detto fino a ieri sera è che debbono sempre lasciare pulito e non fare vandalismo. Sono dei bravi ragazzi, perché alla fine poi dico, ognuno di noi quando siamo cresciuti da 10, 12, 13 anni dico, eravamo ribelli, dico un po' tutti, e quindi magari non pensiamo
che è un bene pubblico e che deve essere preservato. Quando si è in branco si ha sempre quella tentazione di fare qualcosa di, come dire, disgradevole, ecco, la mettiamola così, perché io li voglio difendere i ragazzi, perché giustamente quando tu hai 20-25 ragazzini sono il futuro di un paese e quindi devi dare pure loro la possibilità di poter sfogare, dico, perché è normale. Tant'è vero che io spesso e volentieri, guardi, li vengo a riprendere qua e loro mi dicono sì, però poi naturalmente io lo so che quando io vado via diventa sempre la stessa cosa. Ora con il sindaco, come diceva poco fa, abbiamo pensato di risistemare, riqualificare questa zona e anche il campo di Donnarella. Avevamo in itinere qualcosa da fare subito, purtroppo, come ha detto il sindaco, a causa di quello che è successo nel rinvio del consiglio comunale non possiamo fare questi investimenti quest'anno, ma sicuramente a giugno li faremo, perché ci sono 200.000 euro come prestito sportivo che possiamo andare a prendere e 50.000 euro che avevamo messo già in bilancio pronti per essere spesi. Quindi io spero che a breve questa situazione venga ripristinata, anche perché dovrebbe essere un fiore all'occhiello per l'intero Interland, perché veramente è qualcosa di bello. Se una volta sistemato poi bisogna custodirlo. Una volta sistemato abbiamo intenzione di assegnarlo in custodia a delle associazioni, degli difurnari che potrebbero utilizzarlo per il bene collettivo ma anche per scopi associativi.